Il tuo corpo finirà o sottoterra, inumazione, o bruciato, cremazione, o chiuso in un loculo, tumulazione. Ecco, non spaventarti da subito, non stare male, non avere paura, perché sappi che il destino del tuo corpo è il destino che riguarda tutti i corpi umani che ci sono, non solo in Italia, ma anche negli altri paesi e anche quindi negli altri continenti. Ed è la fine che faranno anche i corpi animali, infatti anche i corpi degli animali vengono bruciati, no? Oppure vengono, diciamo così, sepolti. Ecco, questo video nasce dal bisogno di essere trasparenti, di essere trasparente da parte mia nei confronti dei miei iscritti, ma anche nei confronti di chi non è iscritto a questo canale, per far sapere a tutti quella che è la realtà dei fatti. Non bisogna nascondere mai la realtà. Il corpo che tu stai vedendo oggi, il corpo mio, no? Di Leandro, eccomi qua. Ebbene, quando non ci sarò più, questo corpo che ti parla o verrà bruciato, quindi attraverso la cremazione, no? Quindi questo corpo andrà probabilmente all'interno di un forno crematorio dove le fiamme mi avvolgeranno e diventerò un cumulo di simpatiche ceneri, o meglio di frammenti ossei, che basta fare pic, basta toccarli, sfiorarli e diventano subito polverina. Oppure verrò messo sottoterra a 3 metri sottoterra, che si chiama inumazione, oppure tumulato, che significa che questo corpo andrà a finire in una bara e poi all'interno di un loculo, quindi al chiuso, dove non c'è possibilità che filtri ossigeno, che filtri quindi aria, che filtri sole o agenti solari, quindi agenti che illuminino. Ora, dovendo pensare al destino a cui è riservato ogni corpo, tra cui anche il tuo, solo che molto spesso non ci si vuole rendere conto di questa realtà perché si preferisce non guardarla e non vederla, quindi perché fa comodo, no? Se io pensassi al fatto che questo corpo viene bruciato oppure che vada a finire dentro ad un ambiente totalmente chiuso, io sto malissimo, mi sparo subito, no? Perché dico cazzo, oddio, cioè starei malissimo, mi sentirei in una condizione di tristezza assoluta, tristezza totale, ma soprattutto in una condizione di malessere allucinante. Invece, per il fatto che sono vivo, per il fatto che preferisco non vedere certe cose, sono tra virgolette tranquillo e sereno, sapendo però che un giorno arriverà questa fine qua. Ecco, dobbiamo pensare alla nostra fine. Ogni tanto bisogna pensare alla nostra fine e sapere perché. Per apprezzare quello che abbiamo. Noi non ci rendiamo conto, ma se noi non ci mettiamo nella condizione di pensare al destino, o meglio alla fine che farà il nostro corpo, pensiamo sempre, o meglio penseremo sempre, di avere tutto. In realtà bisogna mettersi nella condizione di dire un giorno finirò, mi estinguerò, questo corpo andrà in polvere, morirò, non ci sarò più, ripeto, andrà ai vermi questo corpo. E cosa rimarrà di me, di Leandro Smelli? Di Leandro Smelli rimarranno i video. Per fortuna lo posso dire pubblicamente, rimarranno questi video che andranno a educare la massa. Io mi immagino tra magari anche 50-60 anni questo canale che magari avrà avuto un sacco di iscritti, no? Mi immagino, e tantissime visualizzazioni. Io ogni giorno trovo un sacco di commenti, un sacco di mi piace,
un sacco di persone che attestano la loro vicinanza anche su WhatsApp. Stamattina, o meglio poco fa, mi è arrivato un messaggio da un ragazzo. Questo ragazzo, pensate, che abita addirittura a Venezia. Io non so come caspita è arrivato al mio canale e mi ha detto addirittura che ogni giorno mette i miei video nella sua camera e ogni giorno li ascolta perché secondo lui gli fanno bene. Io dinanzi a frasi del genere quasi mi commuovo perché dico cazzo, io non sto facendo chissà che cosa, io dico cose risapute, no? Cose scontate, anche perché tutti queste cose le potrebbero dire, no? Basta utilizzare un po' di acume, basta utilizzare un po' di intelligenza, basta utilizzare un po' di sagacia. Eppure, e ripeto, eppure, questi video piacciono, eppure questi video addirittura molti sostengono che siano terapeutici, cioè che facciano bene alla psiche umana. Eppure non c'è niente di strano, io parlo a braccio, non ho mai nulla di preparato, io parlo usando il cervello e buttando, tirando fuori il mio parere, la mia opinione. Ecco, non faccio altro. Eppure però, ripeto, eppure, questi video piacciono. E ogni giorno mi arrivano 20-30 commenti. E rispondere a tutti questi 20-30 commenti, lasciatemi dire che è un'impresa ardua, però ce la faccio finché posso, ce la faccio e sono contento di ciò. Ecco, ma tornando a noi, tornando al video di oggi, cari utenti di YouTube, non nascondiamo la realtà. Pensa ogni tanto che anche tu un giorno avrai questo corpo che hai bruciato. Probabilmente verrai bruciato. Solo che tu ora non te ne accorgi, non te ne puoi rendere conto. Ma un giorno, per esempio, si verificherà in te la cosiddetta cremazione. E non potrai sfuggire perché chiaramente sarai morto a questo infausto destino del tuo corpo. Oppure verrai tumulato, quindi il tuo corpo verrà messo all'interno di un luogo chiuso, totalmente chiuso, senza poter respirare. È una cosa che fa paura, no? Dici, oddio, se mi chiudessero ora al chiuso starei malissimo, no? Mi sentirei male. Ecco, pensa al tuo corpo che andrà a finire al chiuso, dentro ad una bara. Tutto chiuso e magari mentre c'è il funerale tutti cantano, nel senso che recitano la messa, l'Ave Maria, il Gloria, e tu chiuso lì dentro, solo come un cane. Oppure inumato, quindi messo sottoterra a 3 metri sottoterra o a 2 metri, a seconda dei punti di vista, e tu lì sotto che stai a giacere. Ecco, sono tutti tre possibilità di cui una si verificherà quasi sicuramente nel tuo corpo. Ecco, io dico, penso di aver detto tutto in questo video di oggi. Non avere paura perché la fine che farai sarà la fine anche mia, dei tuoi amici, dei tuoi familiari, dei tuoi colleghi di lavoro, di tutte le persone che ti conoscono e che tu conosci. Anche dei tuoi nemici, quindi non odiare i tuoi nemici. Io ho avuto nemici nel mio passato, bene, io non li odio perché quegli stessi nemici che ho avuto io un giorno moriranno come me e o verranno cremati, o verranno tumulati, o verranno inumati. Da Leandro Smelli di Roma è tutto. Mio WhatsApp 333 1063 818.